Oltre a poter comandare e gestire la scheda, il nodo di Star attraverso il software dedicato di Star Hotspot, è possibile con una radio di Star lanciare dei comandi di Plus direttamente alla scheda medesima per connettere o disconnettere ripetitori e nodi. Ad esempio, in questo momento, se io volessi conoscere lo status del nodo, lancio un CQCQ, una chiamata broadcasting generica, e indietro, ecco, ottengo questa risposta: Not connected. Cioè la scheda mi dice: io in questo momento non sono connessa. Posso quindi procedere a lanciare una connessione, inserendo per esempio nel campo YOUR una connessione verso un reflector, da me già diciamo preimpostata. Ammettiamo che mi volessi connettere al reflector 11. Il comando da dare è RF011BL. La L finale è appunto link, ordine di connessione. Proviamo. Ecco, la scheda risponde: message connect RF011B. Da questo momento i nostri messaggi andranno a transitare sul reflector 11. Ovviamente, se non cambio il campo YOUR call ritornando alla chiamata generica CQCQ e così ridò un altro ordine di connessione, RF011BL, la scheda mi comunica che è già connessa, already linked. Quindi è necessario tornare a un CQCQ generico. Schiaccio il PTT, CQCQ, ed ecco che il messaggio che ne esce: connesso reflector 011, uscita B. È altresì possibile dare un comando di disconnessione. Lasciando tutti gli spazi vuoti degli 8 campi classici della stringa YOUR call e inserendo solo una U finale. Ecco, così schiaccio il PTT U, quindi un linked, e la scheda mi risponde: un linked reflector 011, siamo disconnessi. Tornando quindi alla chiamata CQCQ generica, otterrò nuovamente la risposta: not connected.